commentate col maggior numero possibile di emoji del pesce palla, lo so, è un'emoji ricercata, non solo nei commenti sotto questo video, ma anche sotto i miei ultimi post su Instagram. E andate a seguirmi perché se no non siete dei pesce palla, ma dei pesce lessi. Tra le rivelazioni per alcuni trash del 2018 possiamo trovare l'Ebe Dasbi, e diciamo che a capo, almeno a capo morale, non si sa se c'è effettivamente un capo o leader di questo gruppo di ragazze, c'è Fishbowl Suicide. Fishbowl Suicide è una ragazza che magari molti conosceranno attraverso il profilo Instagram, perché comunque posta un sacco di foto del suo corpo e ha una certa attenzione mediatica, specialmente da parte dei maschietti. Ma che cosa sappiamo di questa cantante, fra l'altro uscita di recente col suo singolo? Sì, adesso mi commenterete in 25.000 che ho appena detto cantante, me ne sono reso conto anch'io, però effettivamente se uno fa una canzone, tecnicamente almeno per quella canzone lì è un cantante, magari solo per quella però. Comunque, ecco 5 cose che probabilmente non sapete su Fishbowl Suicide. Già il quinto drink, non sto più in piedi, ma se insisti fra ti dico di... Felicia Piana, il vero nome all'anagrafe di Fishbowl Suicide, è nata in Valle d'Oria, in provincia di Sassari e quindi in Sardegna, per chi non avesse ancora contestualizzato il luogo. C'è da dire che sua madre l'ha avuta e quindi le ha dato la vita poco dopo aver superato i 18 anni, quindi davvero è stata una figlia di una madre piuttosto giovane. La stessa sua madre però ha avuto anche un'altra figlia pochi anni fa e quindi Fishbowl adesso ha una sorellina di 3-4 anni. Se effettivamente le Suicide Girl nascono più o meno nel 2001, c'è da dire che magari ci si può anche fare qualche domanda su come Fishbowl dalla sua infanzia in Sardegna sia arrivata, diciamo, al successo, comunque a questa, diciamo, carriera da particolare modella, perché comunque è un range, una gamma abbastanza particolare e definita. Ebbene, dovete sapere che è stata contattata semplicemente sul sito della Suicide Girl dal fotografo, appunto, Roberto Girardi, che le ha chiesto di posare, da cosa nasce cosa, insomma, adesso è diventata praticamente una delle Suicide Girl principali d'Italia. Poi vabbè, se cercate in internet, tutti i siti vi diranno una delle più amate. Beh, insomma, penso sia una cosa abbastanza soggettiva. Stacco un po' la spina. Fishbowl, oltre ad avere un buon rapporto con la madre, da lei ha preso la passione per i tatuaggi. Infatti, ha lavorato per più di un anno nello studio trafficante d'arte di Marco Galdo. E diciamo che in questo luogo, appunto, lavorando a diretto contatto col mondo dei tatuaggi, ha imparato, diciamo, le basi, i rudimenti, ciò che c'è da sapere, almeno penso in generale, poi non ha mai dato prove approfondite di quanto siano, appunto, di quali siano le sue capacità. Comunque, Fishbowl, appunto, ha lavorato per più di un anno in un posto dove ha imparato le basi per tatuarsi e dei tatuaggi. Ultima parentesi sui tatuaggi, visto che comunque il corpo di Fishbowl ne è veramente ricoperto in gran parte, almeno la parte visibile, ci sono da dire diverse cose sui significati dei suoi tatuaggi. Innanzitutto ha sul braccio sinistro un teschio messicano che è una sorta di ricordo del padre, qua parentesi triste, morto purtroppo qualche anno fa per un tumore, quindi questo tatuaggio è, diciamo, quello con un significato più importante per Fishbowl, mentre sempre dall'altra parte del corpo c'è anche la scritta Noisy Bee, che è praticamente il nome di un'isola del Madagascar dove lo stesso padre, cioè non so quanti ne abbia avuti, però per dire la stessa persona, ha vissuto diversi anni. Argomento che potrebbe stimolare i maschietti è parlare della filmografia di Fishbowl. Ebbene, non ci sono film porno, state tranquilli, cioè, oppure cominciate a piangere, non lo so. C'è da dire che però Fishbowl vanta sul suo curriculum cinematografico una presenza in un film davvero che non mi aspettavo, perché io personalmente l'ho notata quando ho visto il film, ma vabbè, non è che sto con l'occhio a vederle comparse o comunque proprio ah guarda c'è Fishbowl nel film. Comunque Fishbowl può vantare la partecipazione al film Zoolander 2, sì, il film con Ben Stiller, sì, il film di cui ci sono un sacco di meme, ma siccome la gente magari non lo guarda, poi non li capisce, li condivide incoerentemente, sì, Fishbowl
Fishbowl ha partecipato a Zoolander 2. Bene ragazzi, queste erano 5 cose che probabilmente prima di questo video non sapevate su Fishbowl Suicide. Non dimenticatevi di lasciare un pollice su, intasate i commenti del mio profilo Instagram e di questo video con le emoji del pesce palla, o comunque potete anche scrivere altre cose su Fishbowl Suicide che magari pensate la gente non sappia e che debba sapere. Iscrivetevi al canale per darmi un po' di supporto. Buon rientro dalle vacanze, un saluto al prossimo video.